Posso? Sì. Allora, buonasera, grazie dell'attesa, ma volevo un attimo avere un dato sinceramente un po' più completo, perché vedo una certa lentezza nell'ottenere i dati definitivi e quindi la mia dichiarazione sarà comunque al netto di quello che poi sarà la valutazione che farò domani. Sul dato elettorale noi esprimiamo per il risultato raggiunto comunque soddisfazione, perché in pochi mesi aver messo in campo una coalizione civico-popolare con candidate e candidati entusiasti, ma molti anche alla prima esperienza, senza apparati, senza soldi, senza un manifesto, senza partiti e senza null'altro, è un risultato che noi consideriamo apprezzabile e tale da poter mettere in campo un'esperienza radicata forte in Calabria, nel Mezzogiorno, e per quello che ho anche fatto personalmente insieme ai miei compagni e ai miei compagni in questi anni a Napoli. Il risultato per ora è al di sotto delle aspettative di quello che io ho auspicato. La voglia di riscatto, la possibilità di cogliere un'alternativa, la possibilità di trasformare l'enormità di bisogni che ho raccolto, di rassegnazione e anche una situazione drammatica che ho personalmente constatato in Calabria, non è stata raccolta a quanto pare dalla maggioranza degli elettori e degli elettrici che hanno preferito il blocco della conservazione. Questo mi desta molta amarezza, perché avrei voluto dare un contributo forte al riscatto di questa terra e quindi un'analisi sull'assenza di una forte motivazione in questa terra c'è. Però voglio molto ringraziare le tantissime volontarie e volontari che hanno fatto in modo spontaneo, senza nessun interesse personale, senza nessun corrispettivo, un lavoro straordinario. Voglio ringraziare le candidate e i candidati di cui sono orgoglioso di esserne punto di riferimento. Voglio ringraziare Michele Bonia, che è stato il responsabile della coalizione, che ha fatto un lavoro enorme. Voglio ringraziare le migliaia di calabresi e calabresi che ho incontrato, che mi hanno insegnato tanto, ed è stata un'esperienza elettorale indimenticabile, perché per diversi mesi ho camminato con lo zainetto, sono andato ovunque, evidentemente però c'è stata una politica silenziosa, una politica che avrà altre armi di convincimento, che ha portato un maggior consenso dall'altra parte. Voglio ringraziare il mio staff, che mi ha dato un contributo enorme, i miei collaboratori, i miei compagni calabresi, ma anche napoletani. Voglio ringraziare la mia famiglia, che è stata sempre al mio fianco, pagando anche un prezzo enorme, perché io per mesi ho vissuto tra l'ufficio di sindaco a Napoli e la campagna elettorale, non stando praticamente mai a casa. Voglio fare i complimenti a Roberto Occhiuto per il risultato raggiunto, augurandogli buon lavoro, provando a invertire la rotta devastante sinora della politica regionale, ma soprattutto voglio farlo in bocca al lupo e esprimere il mio forte compiacimento, gli auguri, e ovviamente tra qualche ora stringerò la mano al prossimo sindaco di Napoli, al quale garantirò, qualora dovesse ritenerlo, qualsiasi tipo di cooperazione nel cambio di consegne. Per ora, avendo io chiuso su questo, ho scelto di non candidarmi consigliere, a dimostrazione che per me la politica non è la ricerca di una poltrona o di un lavoro, ma per me la politica è missione, è cercare di fare qualcosa per gli ultimi, per le persone maggiormente in difficoltà, per chi ha sede di giustizia. Ho messo sempre davanti il bene comune, il bene pubblico, forse anche sbagliando certe volte in modo eccessivo rispetto a interessi di natura anche, come dire, personale, però credo che sia stato importante
dare questo segnale in una terra in cui la politica è invece molto spesso interesse personale, familiare, non di rado affaristico, in qualche caso anche criminale. Mi auguro che questo patrimonio di esperienza politica non venga disperso, io farò di tutto per dare il mio sostegno sia qua, sia a Napoli che altrove. Mi prenderò però un periodo fino a Natale, perché ho bisogno adesso di riflettere che cosa sia più giusto fare in questo momento della mia vita. Dopo quasi 30 anni di vita politica e istituzionale in prima linea, aver percepito che questa terra non ha voluto svoltare e passare dal ricatto al riscatto mi deve far necessariamente riflettere sul piano personale. Io mi fermo qua, non ho altre dichiarazioni da fare.